La Maratona delle Dolomiti è il sogno di tutti gli appassionati di ciclismo. Il tempo che ci separa dal 6 luglio verrà scadenzato da 5 inviati speciali di Icarus 2.0. Il nostro Gianluca Donato, per scoprire alcuni segreti delle principali salite. Due coppie di ex talenti del golf e dell'equitazione azzurra, che si scoprono invece improvvisamente innamorate della bicicletta e delle suggestioni dolomitiche. Andiamo in Alto Adige per seguire l'11ª edizione della Ozi Alpine Marathon, la maratona di 42 km e 3.266 metri di dislivello da affrontare in MTB, corsa in montagna e sci alpinismo. Da Naturno al ghiacciaio della Val Senales, seguiamo la sfida di una staffetta inedita. Il mare della Sardegna ha visto disputarsi la prima edizione del Red Bull Unfastened, la prima vera competizione di kitesurf strapless. A raccontarcela è Ayrton Cozzolino. In questo episodio di Icarus 2.0 parleremo anche dell'ultima impresa di Andrea Pelo Di Giorgio e andremo in Australia per vedere le immagini di un volo da record sul Lago Rosa di Middle Island. Tempo di svegliarsi. Svegliamoci. L'unica maniera per realizzare i propri sogni è svegliarsi, anche quelli che portano in cima alle salite, che ancora una volta caratterizzano la Maratona delle Dolomiti. L'esortazione di Benigni accompagna la partenza di un nuovo viaggio verso il 6 luglio. L'avvicinamento di Icarus alla Maratona delle Dolomiti del 2014 parte, sì, su un campo di golf e in un circolo ippico. Due mondi apparentemente così distanti dalle salite dolomitiche che non sarà così. La Maremma è davvero il luogo ideale per preparare le salite che caratterizzeranno la 28ª edizione della Maratona delle Dolomiti. E qui in Maremma ho incontrato Franca e Giulio che da questi luoghi incantati stanno preparando il loro viaggio che li porterà a correre la loro 7ª maratona. Dai Colli Euganei e dalla Maremma parte il viaggio verso l'Alta Badia di tre narratori particolari di Icarus 2.0. Il nostro Gianluca Donato che ci aiuterà a scoprire alcuni segreti delle principali salite. Massimo Scarpa e Nicola Pomponi, ex professionisti del golf che hanno scoperto da poco il tempo delle due ruote. Giulio Coccia, ex azzurro dell'equitazione degli anni d'oro con la moglie Franca De Amicis, anch'essa con trascorsi sul salto ad ostacoli, da quasi 10 anni pervasi dalla nuova passione ciclistica. La mia passione per il ciclismo nasce alla fine degli anni 90, gli anni d'oro di Pantani, quando mi rendevo conto che finivo i tornei, finivo di allenarmi il prima possibile per tornare a casa o in albergo a vedere le tappe del Giro d'Italia e del Tour de France. Abitando vicino ai Colli Euganei poi è stato un attimo e la passione è sbocciata. La passione per il ciclismo è una passione recente, nasce dall'esigenza di fare un po' di movimento, sai, io sono un professionista insegnante, quindi sto tutto il giorno sul campo pratica in piedi e di conseguenza è importante fare un po' di moto. Dal cavallo alla bicicletta è una cosa un po' strana, ma io ho una storia a cavallo, è una famiglia che ha montato sempre a cavallo e quindi abbiamo una vecchia tradizione. A un certo punto della vita il destino ha detto che devo andare anche in bicicletta. Non so perché, ma mi sono trovato bene in sella alla bicicletta, dalla sella del cavallo alla sella della bicicletta. Una cosa molto singolare. Singolare anche perché mia moglie mi ha seguito sia nel cavallo che nella bicicletta. Quindi è una cosa molto, devo dire, particolare, ma sempre a contatto con la natura. Con il cavallo stai in mezzo alla campagna, con la bicicletta stai nella campagna pedalando sulla strada. Quindi la natura sempre a contatto con noi. Il
Devo dire, a me andare in bici non è che mi piacesse proprio tanto. Sì, ci andavo da bambina, ma come tutti i bambini. Però la fatica era tanta, non è che mi garbasse un granché. E poi invece ho cominciato ad accompagnarlo perché Giulio ha avuto un problema di salute, quindi a un certo punto ha dovuto riginnasticare questo polmone. La bicicletta era la cosa migliore che potesse fare, proprio consigliato dal suo medico curante. L'ho accompagnato e poi mi è piaciuto. Sarà un viaggio breve ma intenso, quello dei narratori speciali di Icarus 2.0. Il tempo di alcune riflessioni per espandere i propri sogni verso l'alto, quasi a sfiorare le vette dolomitiche. E ciascuno scalerà la propria montagna. Raggiungerà una quota nel proprio tempo, perché, come diceva Walter Bonatti, la montagna più alta rimane sempre dentro di noi. The sun was an okay guy. They had a pet dragonfly. The dragonfly ran away, but it came back with a story to say. Massimo Scarpa e Nicola Pomponi hanno scoperto la bicicletta più o meno recentemente. Il primo tra un torneo e l'altro dello European Tour. Il secondo messo casualmente in sella da Massimo per avere un compagno di viaggio e di allenamenti. Oggi non inseguono il par, ma hanno abbandonato provvisoriamente il bunker per sfidare un'altra gravità. Il percorso corto della Maratona delle Dolomiti 2014. Un esordio davvero in salita. Il rapporto tra golf e ciclismo io credo che siano complementari. Io accumulavo tanta tensione durante i tornei, tanta tensione dovuta alla pressione, giocavamo ogni settimana per le classifiche, per i ranking, e poi riuscivo a rilassarmi magari il lunedì quando tornavo a casa o nelle settimane di allenamento, stando due orette e mezza in mezzo alla natura, in bici, facendo fatica e togliendomi un po' di adrenalina. Sono due sport ciclici e quindi c'è questa piccola analogia. Di sicuro il contatto con la natura, il silenzio, la regola è importante, e poi la tecnica. La tecnica ha fatto parte della mia vita fin dall'inizio, soprattutto nella professione, e di tecnica sia nel ciclismo che nel golf ce n'è veramente tanta, c'è veramente da sbizzarrirsi, da divertirsi. Il golf ha un aspetto di concentrazione molto legato al focus attentivo nel momento in cui si fa il colpo, ed è un momento molto breve. Nel ciclismo il momento può essere lunghissimo, soprattutto per uno come me che non lo pratica moltissimo, e quindi è una concentrazione diversa, però è comunque un'evasione dalla realtà, un'evasione dal lavoro, da tutto quello che ci circonda, quindi è un grande momento di relax. Adesso, dopo tanta, tra virgolette tanta, perché in realtà non ne ho fatta tantissima di fatica, il sogno di fare la Maratona delle Dolomiti, di arrivare in fondo a questa impresa per me epica. Questa idea della Maratona delle Dolomiti è una cosa eccezionale, per me è come un po' un cammino di Compostela, perché effettivamente non sono molto allenato, però ce la sto mettendo tutta, sto cercando di rubare ore al lavoro e alla famiglia per mettermi in sesto per quella data fatidica. Cambiato soltanto il cavallo, dal destriero sontuoso ad una geometria di carbonio.
ma sensibilità, concentrazione e tempo sono gli stessi, o molto simili. Giulio Coccia e Franca De Amicis hanno soltanto cambiato mezzo. Con il cavallo si sono conosciuti e innamorati. Con la bicicletta hanno riscoperto la passione per lo sport e la fatica e si sono innamorati dei luoghi. La Marimma e le Guglie Dolomitiche. Tra due mesi non salteranno riviere o doppie gabbie, ma scavalcheranno ancora una volta i passi dolomitici. Il primo amore non si scorda mai, ovviamente il cavallo è sempre nel mio cuore, è il mio primo sport. E da qui noi abbiamo cominciato cavallo e bicicletta e cavallo, e alla fine poi è diventato un binomio che ci ha portato ad allenarci per poi fare le varie maratone. Questa è l'ultima che facciamo nell'arco dei 6-7 anni che abbiamo fatto le altre gare, e speriamo sia una cosa piacevole e divertente come le altre. Cavallo e bicicletta hanno in comune il fatto che sono due sport che vanno fatti con tranquillità. Vado a montare a cavallo, perdo tempo in scuderia col cavallo prima ancora di montarlo, perché è bello, non bisogna avere fretta, bisogna buttare l'orologio, la stessa cosa con la bici, la stessa identica cosa, bisogna avere tempo per godersi queste belle uscite, passeggiate, far più chilometri possibili in assoluta tranquillità. Such is the way of the world. L'equilibrio che si ha a cavallo, io l'ho riportato nella bicicletta, specialmente nelle discese, specialmente quando si acquista velocità, si ha un senso dell'equilibrio che forse chi ha montato a cavallo lo sente molto di più in bicicletta. E a volte mi sembra, quando vado in bicicletta, di stare a cavallo. Chi di sella ferisce, di sella perisce, e quando si fa il passo sella si capisce perché si perisce. John Barry è l'incarnazione della scienza e della creatività insieme. Un ingegnere aeronautico di professione, capace di realizzare record in aria in ogni angolo del pianeta. L'ultimo è stato il volo sopra il Lago Rosa, nella remota Middle Island in Australia. Barry è il primo uomo ad averlo sorvolato con la tuta alare. Perché lo fa? Per regalarci queste immagini. km a piedi. L'ultima avventura di Andrea Pelo Di Giorgio lo ha portato ad attraversare l'arco alpino da Tarvisio a Courmayeur, trainando una slitta con il materiale minimo per l'autosufficienza. L'impresa chiamata Io è stata centrata con successo e Andrea ha superato ancora una volta il suo limite.
I colori della primavera fanno il paio con le cime ancora innevate sopra i 3.000 metri della Val Senales. I contrasti convivono in occasione di un appuntamento multisport che richiama a Naturno da ormai 11 anni centinaia di appassionati. La gara di MTB, corsa in montagna e sci alpinismo, parte in primavera e arriva al ghiacciaio del Similaum, dove è ancora inverno. La Ozzy Alpine Marathon è un triathlon affascinante che si può affrontare sia singolarmente sia in squadra. Icarus 2.0 è in gara con una staffetta tutta maschile. Allora, il nostro team Dynafit è composto da Andrea Stiger, che sono io, che ha fatto la frazione con la bicicletta. La seconda frazione di corsa ha fatto Mario Scanu e la parte del sci alpinismo ha fatto Lucas Arquin. Partiti da quota 554 metri, il percorso di bike di 24 km sale sul versante di Montesole. Facciamo questa gara perché è una gara particolare, che non ogni domenica si trova in giro una gara di questo tipo, dove puoi andare con la bici, puoi correre, puoi addirittura andare con gli sci. E come seconda cosa è sicuramente a livello panoramico, dove nelle valli fiorisce già tutto e vai fino ai 3.000 metri dove trovi la neve, quindi hai un panorama molto particolare e unico. Alle discese seguono le salite. Si spinge sui pedali. Le ruote girano negli ultimi chilometri verso il primo cambio all'Archeo Park di Madonna di Senales. Adesso Andrea dovrebbe arrivare a minuti, spero secondi, e dopo via tutta. È una gara veloce, diciamo, da non tanto da corridori di vertical, ma da più da corridori stradisti, quindi bisogna fare un buon ritmo fin dall'inizio e cercare di tenerlo fino alla fine. Ci sono tanti cambi di ritmo, salite, discesette, ancora saltelle, quindi là bisogna riuscire ad avere il cambio giusto. Il percorso di corsa della Ozzy è di 11,8 km. Richiede un'elevata velocità sin dai primi metri. Chi ha abbastanza fiato può alzare lo sguardo e ammirare i boschi di Larici, il lago di Vernago, il torrente della Val Senales, che fanno da contorno alla gara. Mario stringe i denti e passa il testimone a Luca, terminando un'ottima frazione di corsa. Negli ultimi 6 chilometri di sci alpinismo, il verde ha lasciato il posto al bianco della neve e lo scenario ricompensa la fatica. Il punto più alto della gara è a 3.212 metri di quota. Dalla storia di questi luoghi prende il nome la Ozzy Alpine Marathon. Questa gara si chiama Ozzy perché nel 1991 una coppia della Germania ha trovato nel ghiacciaio una mummia che ha più di 5.000 anni. E questa mummia adesso oggi si può vedere nel museo a Bolzano, però il percorso di questa gara è proprio in questa zona, nelle Alpi dell'Ötztaler, dove hanno trovato questo Ozzy. Il
Il primo a tagliare il traguardo in 3 ore e 35 minuti è il meranese Roland Osele, già vincitore della prima edizione nel 2004. Seguono poco alla volta tutti i concorrenti e la staffetta di Icarus. Non siamo arrivati tra i primi 10 come speravamo, però per noi la soddisfazione più grande è di poter fare questo tipo di sport, di stare all'aperto nelle montagne e di divertirci. Clima estivo, location mozzafiato e un team di atleti al top del ranking mondiale che volano con i loro kite senza straps. 8 tra i migliori kitesurfer si sfidano a sud-ovest della Sardegna head-to-head al Red Bull Unfastened, la prima vera competizione di kitesurf strapless ideata da Ayrton Cozzolino. Questi 8 personaggi sono uno tra i migliori al mondo, tipo Patrick, Patri, Machu, Bear, sono praticamente uno dei più forti che ci sia, perché tipo Patrick Rapstock, il ragazzo che ha quasi i miei stessi capelli, lui è stato uno dei primi al mondo a chiudere le manovre senza strap, perché è una disciplina nuova che nessuno ancora non conosceva cos'è questa disciplina, perché prima c'era strap, no? C'avevi la tavola con gli agganci. Da adesso non usiamo più agganci, ormai da 3-4 anni che lo strapless si sta evoluendo tanto. Quindi ho avuto questa grande idea di fare questo progetto con Red Bull e alla fine tutto è andato bene, abbiamo avuto tanta visibilità e tanta gente soprattutto sta avvicinando a questa nuova disciplina. Diversi spot e le diverse condizioni del mare mettono alla prova le skill degli atleti. Il vincitore è il rider che ottiene i migliori risultati nelle diverse condizioni, identificandosi come il rider più completo. I kiter in gara al Red Bull Unfastened sono valutati su wave riding, freestyle tricks, flat water, aerial tricks. Tipo dobbiamo fare i best trick, no? Cioè, praticamente facciamo il 360, gli aerials. Gli aerials praticamente significa che tu devi fare un salto tenendo la tavola contro il vento, no? Perché noi non abbiamo i ganci, quindi saltare viene più tecnico. E devi avere un po' più di esperienza, per quello viene più difficile. Senza gancio devi avere la paraffina che viene avvicinato più al surf. Tipo, tu stai facendo surf però con un aquilone in mano, per quello l'aquilone ti aiuta sì, però dopo diventa più difficile perché praticamente sei praticamente sganciato, no? È come se io vado in snowboard senza gli agganci. Dopo essersi aggiudicato il titolo di campione mondiale di kitesurf wave nel 2011, Cozzolino conferma la sua esperienza nel destreggiarsi tra vento, onde e flat water, quasi senza limiti. I miei limiti penso di essere un po' pigro. E se non lo fossi... se non lo fossi ero il top, il migliore.
Nel prossimo episodio di Icarus 2.0, la bicicletta avrà un ruolo centrale. Inizia il viaggio della sfida olimpica di Yuri Checchi, Antonio Rossi, Pietro Piller Kotler e Paolo Bettini verso la Sportful Dolomiti Race. Inizia a Feltre con un ospite speciale, Alberto Contador. Un viaggio tra novità tecnologiche e sfida pura. Prosegue invece l'avvicinamento alla Maratona delle Dolomiti. Icarus 2.0 va a vedere come si stanno preparando sui Colli Euganei i due commentatori del golf di Sky Sport, Massimo Scarpa e Nicola Pomponi. Il plurititolato campione di corsa in montagna, Marco De Gasperi, ci accompagna all'Ultra Trail del Mugello. 100% trail, 100% natura. Raccontandoci da vicino i due percorsi di questa gara alla sua prima edizione.